Ce l'abbiamo e con noi Big Mama, ciao! Eccola, ciao, buonasera! Come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Dai, tutto bene, tutto benissimo, meno male. Domanda, carica per questa sera con il duetto? Sono molto carica, andiamo tardino, quindi spero che le persone ci aspettino sveglie, perché sarà una cosa incredibile, quindi speriamo, dai. Allora, intanto c'è l'emozione, ecco, come lo stai vivendo questo Sanremo, anche questo appuntamento di questa sera, come lo vivi? Big Mama, come lo vivi? Ma dai, la sto vivendo molto bene, pensavo fosse molto più ansiogena come cosa, invece mi sono iniziata a divertire da subito. Sì. E sono felicissima anche di questo, perché di solito non riesco a prendere così in maniera positiva, no, le cose, invece mi sto proprio divertendo. Ecco, e stai trasmettendo anche dei messaggi importanti. La rabbia non ti basta. Sì. Ecco, in che momento hai iniziato a scriverlo? Ma allora, il pezzo in generale, dici? Sì, esatto, il pezzo in generale. Quest'estate, penso, oppure subito dopo di ritorno dalle vacanze di settembre, siamo andati in studio e sì? L'ho scritto proprio in pochissimo tempo, si vedeva che avevo bisogno, ecco. Insomma, Marianna si voleva raccontare, giusto? Sì, più che raccontarmi avevo proprio bisogno di farmi una coccola, no? Fare una coccola alla me stessa piccola, avevo proprio bisogno di andare a chiarire nel mio cervello alcuni punti e sfogarmi su delle cose che purtroppo mi traumatizzano ancora oggi. Ecco, come stai vivendo intanto questo tuo rapporto con il pubblico e con Sanremo? Allora, lo sto vivendo bene, alla fine mi piace essere al centro dell'attenzione, è una cosa che ho sempre anche tanto, perché, e si nota. Ma è perché è una cosa che mi hanno sempre tolto, capito? Sì? Cioè, come se io non lo meritassi proprio, quindi il fatto di poter essere al centro di qualcosa, cioè, mi rende proprio felice, è come se ci fosse proprio della rivalsa sotto, e alla fine è quello che desideravo tanto. Intanto siamo arrivati alla serata, alla quarta serata, ovviamente quella dei duetti. Ecco, sei più tranquilla sul palco di Sanremo? Oppure ogni volta che si sale sul palco c'è quella tensione? Allora, la tensione c'è, ci sarà sempre, penso, però sono più tranquilla, cioè, rispetto alla prima serata che ero proprio un turbinio di emozioni, sì? Non sapevo neanche più cosa pensare. Adesso invece so cosa voglio, vado dritta al punto, ci arrivo, se voglio di una cosa la dico, se non la voglio di non la dico, se voglio fare una cosa la faccio, se no no. E quindi mi faccio sempre prendere dall'emozione, si vede dalle mie esibizioni che proprio c'è dell'euforia sempre, ma perché sono proprio gasatissima, però almeno è un'emozione molto positiva e lascio l'ansia da parte, ecco. Dopo Sanremo, insomma, ovviamente promozione disco, ecco, raccontaci, sì, un pochettino, cosa c'è in programmazione dopo il festival? Da domenica in avanti, ovviamente ci sarà domenica in, però sì, da lunedì in avanti, cosa ci sarà per Big Mama? Allora, l'8 marzo esce il mio primissimo album, che sì? Si chiama Sangue, ed è un bell'album che ho scritto in questo ultimo anno e per me segna un'evoluzione, cioè ho scritto proprio ciò che volevo scrivere, mi sono sfogata su tante tematiche e sono felice di averlo fatto. Poi abbiamo un bel tour estivo e concludiamo con una bellissima data all'Alcatraz di Milano il 14 novembre. Benissimo, allora intanto io ti faccio ovviamente un grandissimo in bocca al lupo per questa sera. Viva perché... lupo. Allora, no, insomma, questa sera tu sarai sul palco con... Siete tutte donne, giusto? Siamo tutte donne, sì, è una cosa a cui tengo tanto. Volevo proprio fare un po' il passaggio della staffetta. Cioè, l'anno scorso io ho avuto una grandissima benedizione che mi ha portato fortuna quest'anno e spero di passare la stessa benedizione anche alle amiche che saranno con me questa sera. Benissimo. Ma il messaggio di base è proprio questo, cioè il fatto di essere altruiste, di essere unite, di unire le voci e che soprattutto le donne spaccano. E spaccano alla grande, sicuramente, insomma, girl power. Certo, quello
Quello sempre. Sempre. Allora, intanto Big Mama, grazie per aver chiacchierato con noi di Radio Jukebox e ovviamente incrociamo le dita per te. Grazie mille. Ciao, grazie, grazie ciao, ancora. Ciao, grazie. Radio Jukebox.